un lungo applauso, il coro unanime dei tifosi, uno striscione, un'emozione comune. È questo il clima vissuto sabato pomeriggio all'intitolazione della curva dello stadio Mancini di Fano a Federico Santini, ovvero l'indimenticabile amico di tutti, Bronco. Entrato sin da giovanissimo in curva, in punta di piedi ed in modo quasi timoroso con il suo gruppetto di amici, sostenne sempre l'amata squadra fanese tra trasferte e giornate più difficili. Sabato scorso la realizzazione di un sogno ed una giornata speciale per i familiari e gli amici di una vita. Un coinvolgimento arrivato dritto al cuore, anche per chi non lo conosceva, ma è come se lo avesse sempre frequentato. Elmo, c'è una frase che lei mi ha detto che mi è rimasta in mente: non c'è nessun prezzo, nessuna cifra che possa dare il valore a questa giornata. Onorare mio figlio non ha prezzo. Io, quello che fanno i ragazzi, mi hanno commosso e quindi prendo l'occasione per ricordare anche Carmelo Cogliandro, che ogni anno sponsorizza il Memorial. Voglio ricordare anche Don Mauro Bargnesi, perché è stato quello che l'ha sempre assistito tutto quanto, quindi sono persone che io porto nel cuore, come tutti i tifosi e tutti gli organizzatori del Memorial Bronco. Lei vuole ringraziare tutti questi ragazzi che le sono stati vicini in questi anni? Io sono strafelice di quello che fanno, anche perché poi il ricavato va in beneficenza della associazione che riguarda i bambini inguaribili, quindi diciamo, si unisce allo sport, è un fatto secondo me altamente educativo, quindi io ringrazio sia gli Ultra, sia i Panthers, che il club Forza Alma, che ogni anno si prodigano per la riuscita del Memorial Bronco. Presente al taglio del nastro il sindaco di Fano Serfilippi, insieme ad alcuni componenti dell'amministrazione, tra cui il consigliere comunale Francesco Panaroni del club Forza Alma e il vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola Andrea Andreozzi, che ha impartito la sua benedizione. Francesco, com'è nata anni fa l'idea di intitolare la curva Bronco? L'Alma ha vissuto diverse vicissitudini anche con spaccature della curva e abbiamo pensato che uno dei modi più importanti potesse essere quello di intitolare la curva a un ultras, un tifoso storico che purtroppo è scomparso con una vicenda che tutti quanti conosciamo a Fano, molto 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 dolorosa. L'intitolazione di questa curva è un atto positivo e viene intitolata a Bronco, però ci tengo a sottolineare che è nel ricordo anche di tutti gli altri ultras scomparsi che sono nel tempo si sono susseguiti, per cui è un atto importante di intitolazione ad un fanese, ad un appartenente alla curva, con la speranza che la curva torni ad essere sempre più unita e che si possano risollevare le sorti calcistiche della città di Fano. Alberto, lei ha detto oggi è una doppia emozione per me, perché io conoscevo Federico da giovanissimo. Sì, sono cresciuto al campetto di Piazza del Popolo, sono cresciuto nei locali di San Cristoforo, al Bargiolla, quindi era con la compagnia insomma dei ragazzi un po' della nostra età, della nostra generazione, quindi abbiamo condiviso la passione per il calcio, anche se io poi non ero di quella compagnia, però tutti i ragazzi, gli amici oggi che sono qui, i tifosi, sono ragazzi con cui si è condiviso qualcosa in questi anni, e quindi oltre al fatto di esserci istituzionalmente, ci sono da un punto di vista personale, di conoscenza personale, questo mi ha fatto un enorme piacere essere stati noi a sbloccare un po' questo cavillo. Il sindaco ci ha tenuto molto a farlo entro il mese di settembre, e quindi il ricordo di Bronco, ma anche di tutti i tifosi dell'Alma che non ci sono più. È stata una bella idea quella portata avanti al club Forza Alma, della richiesta di voler intitolare la curva Bronco, un momento di unità istituzionale, anche politica se vogliamo, ma soprattutto di unità dei tifosi, che è la cosa che veramente oggi ha fatto più piacere di tutti. Quindi Bronco è stata una persona che univa i tifosi, e noi speriamo di rivedere questa unità presto negli spalti del Mancini e di rivedere soprattutto una squadra all'altezza anche di questo bellissimo tifo che è il tifo Granata. Dopo l'intitolazione della curva Bronco, anche quella dedicata a Sandro Mengaccia, per anni colonna portante del Fano Calcio. Sì, sono due intitolazioni molto importanti. La prima, quella della curva Bronco, veramente dopo diversi mesi, quasi anni che aspettavano i tifosi questa intitolazione, mi sono preso la responsabilità insieme alla giunta di tenere unita tutta la curva che aveva chiesto l'intitolazione a Bronco e a tutti i tifosi scomparsi in questi anni. Quindi veramente un orgoglio per la nostra città, un motivo anche di unione in un momento sicuramente non facile che stiamo vivendo per le sorti del Fano Calcio. E Sandro Mengacci, la chiamavamo tutti così, era un grande dirigente sportivo, e sono contento che il Fano Calcio insieme al Consorzio Fano Sport abbia dedicato questa sala a lui. Quindi un esempio per tanti dirigenti sportivi che fanno crescere i nostri ragazzi e le nostre ragazze nel calcio. Quindi un calcio sicuramente che ha bisogno
bisogno di nuova linfa, che ha bisogno di valori, e penso che i ragazzi che hanno giocato questo pomeriggio prima delle intitolazioni siano un bellissimo esempio di come dovrebbe rinascere lo sport nella nostra città. Oggi è una giornata importante, che ricordo ha di Sandro Mengaccia? Siamo stati 31 anni insieme, quindi mi ricordo un po' molte cose, specialmente quando andavamo in Lega, che l'allora presidente di Serie C era Macalli, e che andavamo a rappresentare il Fano come erano gli altri segretari che rappresentavano le società. Quindi poi dopo le trasferte e tutto quanto, era uno, pensava tutto lui, insomma. Viveva per il Fano perché non aveva la famiglia. Lei invece che cosa si ricorda? Lui viveva per il Fano, lui era sempre qua, era, non so, viveva da solo Sandro, cioè aveva, sì, era qui, lui viveva dentro il campo, viveva dietro i ragazzi, andava a controllare persino la sera se andavano a dormire presto. C'è un ottimo raccordo, è stata una bravissima persona. E io quella volta sono entrato, ieri il Fano era in eccellenza, siamo arrivati in C, siamo andati in C, è stata una bella avventura, C2, siamo stati... Bene, sto Sandro era una persona eccezionale, ce ne vorrebbe una per società, minimo una di persone come Sandro.